Oggi vedremo la chiesa di Santa Maria della Vittoria, che è un gioiello dell'arte seicentesca romana. In essa sono conservati capolavori barocchi e classicisti da Guercino, Domenichino, Guidi e soprattutto Gian Lorenzo Bernini con la celeberrima Estasi di Santa Teresa. Prima, le uniche immagini che la popolazione anche di medio-alta alfabetizzazione aveva a disposizione erano i dipinti e le statue nelle chiese. Però perché viene chiamata Santa Maria della Vittoria? All'inizio, nel 1608, era stata dedicata a San Paolo. Santa Maria della Vittoria perché celebra la vittoria del 1620, la vittoria della montagna, della guerra della Lega Cattolica, all'interno della guerra dei Trent'anni, contro i protestanti. Bernini, inventando il barocco, in particolare in scultura, inventa soprattutto il fatto di cogliere le scene, i personaggi, non in posa, ma nel momento culminante della loro azione. È come se fosse una foto scattata senza avvertire l'interessato. Tutto il contrario di questo, che invece è classicista, Guidi. Il Cardinal Cornaro chiama Bernini, gli commissiona quest'opera. Santa Teresa era una santa carmelitana spagnola del Cinquecento, viene canonizzata nel 1622. Poi dopo vi dirò anche qualche elemento anche di curiosità sulla chiesa. Quindi Bernini crea con quest'estasi di Santa Teresa proprio il prototipo, proprio da manuale, di quello che è il barocco, ovvero stupire. Per Bernini l'arte doveva stupire, eccitare. Il barocco è teatro, è cinema, l'artista è un regista in questo caso. E qui noi infatti che vediamo? Vediamo proprio come un proscenio, un palcoscenico, anche il disegno della cappella di Bernini. C'è il palcoscenico con la scena dell'estasi, la trasverberazione, ovvero trasverberare vuol dire, come dire, centrare con un dardo al cuore proprio. E per Bernini, inventando il barocco, in particolare in scultura, inventa soprattutto il fatto di cogliere le scene, i personaggi, non in posa, ma nel momento culminante della loro azione. Basta vedere Apollo e Daphne, la Galleria Borghese, il Ratto di Proserpina, ancora di più. E questo è proprio la quintessenza della scultura barocca. E mentre cogliere il personaggio a sua insaputa nel momento culminante dell'azione, Bernini. Sembra un dettaglio poco significativo, ma invece è importantissimo, cambia la storia dell'arte quello. Bernini è stato un genio. L'opera, lui era molto modesto, Bernini. Diceva, è l'opera che secondo lui gli era riuscita meno peggio delle altre. E quindi è l'opera che amava di più lui, di cui era più orgoglioso. E ce lo dice anche nel 1681 Filippo Baldinucci. Dice, in assoluto, questa è il capolavoro di Bernini. L'altro figlio, Filippo, il signore Filippo Bernini, dedica un sonetto, una composizione poetica a quest'opera. Brevemente parliamo dell'opera di fronte, Sogno di San Giuseppe di Domenico Guidi. Chi era Domenico Guidi? Domenico Guidi era uno scultore carrarese attivo, diciamo, la seconda metà del Seicento, che appartiene al filone opposto di quello barocco, ovvero il filone classicista. Domenico Guidi è allievo di Alessandro Algardi, che era della cerchia classicista bolognese dei Carracci, l'Accademia dei Carracci. Qui vediamo proprio l'opposto, proprio dal punto di vista critico. Qui abbiamo visto l'opera, la Santa e l'Amorino, il po' cresciuto pure, non è Cupido che ha 7-8 anni, questo ha una quindicina d'anni, l'Amorino, quindi c'è già un po' di ambiguità. Qui invece vediamo proprio l'opposto, un uomo in posa. Qui vediamo un uomo in posa, l'angelo arrivato dal cielo per dirgli guarda, devi sposare Maria anche se incinta,
e lui accetta, era all'inizio riluttante. E quindi vediamo classicismo e barocco. Questo didatticamente è un luogo efficacissimo per noi, per capire questo fenomeno in scultura. Eccolo, l'arte deve mandare un messaggio, rassicurare gli spettatori, non incitarli. Come Fabio Dini con l'arco di Proserpina o col David. Bernini fa occupare alle statue lo spazio circostante, ci fa interagire con loro. Qui invece c'è un uomo in posa che ci dice la storia è andata così, il Vangelo ce la racconta. Giuseppe accetta di sposare una donna incinta perché? Perché incinta per mezzo dello Spirito Santo. E qui siamo nel 1686, quindi circa 40 anni dopo la Santa Teresa, e l'idea era quella di fare da pandan a quest'opera. Vedete, simile l'idea dell'edicola, del palcoscenico, però diciamo non c'è relazione stilistica tra le due opere. Ecco, qui ci racconta un episodio del Vangelo, quindi con lo spirito della Controriforma il fedele era rassicurato da questa immagine, non era eccitato né emozionato né stupito.